che interessa è prendere atto che, siccome ci sono ministri della Repubblica, o sottosegretari, o presidente del Consiglio, possono commettere come commettono dei reati, è necessario che non si faccia una legge sul legittimo impedimento, cioè per non farsi processare, come vuol fare il presidente del Consiglio. Ma da questa lezione si tragga una morale. D'ora in poi vogliamo al governo persone che non commettono reati, non persone che non si vogliono far processare. Guardate, siccome qui nessuno ci ha scritto Giocondo, questa idea che l'imprenditore ha consegnato dei soldi per senza che il ministro ne sapesse qualcosa, è un'idea che cozza con il buonsenso e la realtà. Per cui forse è meglio che almeno i magistrati dica le cose esattamente come stanno e soprattutto che dica non di quanto era il nero per comprare quell'appartamento, ma della ragione per cui Anemone avrebbe versato attraverso Zampolini quei soldi. Le dimissioni di Scariola non devono soddisfare noi dell'Italia dei Valori soltanto, ma tutti gli italiani di buonsenso e oneste che in questo momento sanno che non si può pretendere, come voleva fare Berlusconi, che al governo ci fossero, ci siano dei ministri che non si fanno processare, ma dei ministri che, prese con le mani nel sacco, vanno a casa. Mi auguro che sia l'ultima volta, perché non mi pare che sia la prima volta che viene dovuto andare a casa il ministro Scajola. Grazie.